Francesco, prima domanda è come ti senti, visto che sei stato fuori un mesetto per infortunio, ora com'è la condizione fisica? Bene, dai, sto riprendendo, adesso sto entrando in condizione, sicuramente non è stato un periodo molto positivo sia per la rottura e poi non è facile rientrare subito, ricominciare la preparazione e arrivare al 100% della condizione in questo periodo della stagione. Però adesso sto bene e spero di dare il mio contributo alla squadra. Ora, questi ultimi risultati positivi hanno riportato un pochino di morale nella squadra, che sembrava fosse uno dei problemi, insomma, riuscire a reagire alla difficoltà. Come vedi adesso dall'interno il gruppo, come ti sembra che sia il morale della rosa? Sicuramente c'è più serenità. Quando non perdi da quattro partite è ovvio che il gruppo prende fiducia e quindi forza. Questo periodo ne usciamo sicuramente rafforzati e speriamo di aver preso la forza giusta per affrontare il finale di stagione. Domanda veramente un po' che non finisce sul derby al Prato, perché come tu ben sai, sei qui già da un po', sai benissimo che non è un derby toscano, ma è il derby toscano, soprattutto per i tifosi. Quindi siete pronti per affrontare questa sfida? Sapete che c'è la pressione della città, visto anche che all'andata abbiamo perso, quindi ci vogliamo rifare. Ma sicuramente ha un'importanza doppia questa partita, sia per la classifica sia perché sappiamo, appunto perché io già l'ho vissuto l'anno scorso, so cosa significa questo derby per la società, per i tifosi. Noi giocheremo ovviamente per noi, ma anche per i tifosi e per tutta la città. Speriamo di dargli questa soddisfazione. Antoni, Paolo.